Allora, caro papà, ciao. Io qui ho un mazzo di carte. Sì. Che io ti prometto che non toccherò mai. Va bene. Ok? Questa sarà la carta che dovrai tu scegliere. Io voglio che tu scegli una carta libera. Va bene, ti ricordo che sono dall'asso a re. Sì. Sono cuori, quadri, fiori. Sì, so, poi c'è la figura già che dovrà re e dall'asso all'ice. Quella da poker, dai. Bravissimo. Dimmi una carta che vuoi libera. Ma te la devo dire? Sì, quella che vuoi. Allora io dico l'asso di cuori. L'asso di cuore è una carta scontata, diciamo, no? No, perché è una bella carta, il cuore. Potevi scegliere qualsiasi carta. Certo, no? Ora io ti darò dei numeri casuali, sì. Ok? Tu concentrati perché sono casuali, ok? Vabbè. Allora, facciamo 38, 2, 53, 1, facciamo 52, facciamo 12, facciamo 43, 11, facciamo 42... ce l'hai in mente già? Ce l'hai? Sì. Dimmi quello che vuoi, 27... 2. 2. Puoi giurare davanti, alla, come se tu avessi la Madonna davanti, che non siamo d'accordo solamente? No, ma lo giuro. E che questa cosa che ti ho fatto già prima, che ho voluto che te la rifacessi... Sì, ho voluto come la rifacessi, esatto, perché non credo, non credo al mio... Se ora tu guardi la seconda carta dell'asso di cuori, cosa dici? Che non ci credo. Prego. Uno. Gira. Vai. Gira. Ma è possibile una cosa del genere? Asso di cuore? No. Due. Tu hai detto, io ho detto due. E il due è l'asso di cuore. Cosa puoi dire di questo effetto? Mi sembra che tu sei come quello che viene dall'oltretomba. Io sono il messia della magia. Perché questa è proprio roba da... Chiaramente, tutte carte. Da star male. Sì, da non capire. Regolari, diversi. Scusa, se io avessi detto un altro numero, siamo sempre due, qualsiasi numero, indovina. No comment. Due. Che poi ti ho condizionato? No. Cioè, te l'ho detto? No, ho detto due perché ho detto, lo faccio piccolo perché così piccolo... Ho dovuto fregare. Te frego. Invece prima hai detto il numero che c'è la registrazione prima. 39. E questa volta ho dovuto dire... Ho detto piccolo così faccio poche carte e lavoro poco. E lo frego. Un'altra cosa, tutti i mediatori del mondo, i mentalisti suini del mondo, manipolano, toccano le carte, giusto? Tu non hai toccato niente. Le carte. No, niente. Quindi puoi dire che è un incontro mentale... proprio reale, tutta la tua mente ha fatto, potevi dire un'altra carta, 6 di cuori, 5 di fiori, 8 di picche, asso di cuori, prima hai detto re di quadri, che è una carta un po' più complessa, giusto? Sei d'accordo? Sì, no? Sì, d'accordo. Quindi puoi definire questo un effetto tra i più impressionanti che hai visto nella tua ma vita? Ma se io in quel momento io voglio sapere questo, avessi detto... Puoi farti tutto, ma fammi tutto. Avessi 20, detto 20. Io non ero messia della magia. Era sempre l'asso del cuore? Io non ero messia della magia. Perché? Se dicevo 20? Io non avevo messo la magia. Ah, non potevo anche non dire 20. Ci ho messo anni per creare questo effetto, per arrivare a questa perfezione. E la cosa incredibile è che non te l'ho fatto una volta e ti ho fatto una seconda volta. Ma te lo puoi fare una terza strano. Volta, una quarta volta, non è un problema. È quello che trovo strano. Capisci? Se te l'avessi fatto una volta non diceva, beh, fortuna, ma neanche perché non esiste la fortuna in questa. Quindi vuol dire che io riesco a condizionare la tua mente. Certo. Ma... ho fatto qualcosa per condizionarlo? No. No. Ciao a tutti amici cari, da Messia della Magia. Ciao, sono rimasto allibito.